Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi impariamo un esercizio di tecnica che consiglio di inserire nel proprio programma di studio, nella routine di pratica giornaliera, perché unisce diversi aspetti dello studio del pianoforte. Attraverso questi esercizi impareremo infatti gli accordi, faremo pratica sugli arpeggi, lavoreremo sull'estensione delle mani e svilupperemo l'agilità delle dita. Prima di fare pratica di questo esercizio, ti consiglio di approfondire la visualizzazione degli accordi, in particolare delle triadi maggiori e minori. Se non conosci ancora questo argomento, puoi trovare diversi video qui sul mio canale e approfondirli con i corsi che trovi su Pianoforte Web Academy. La formula di disposizione delle note degli accordi che vedremo in questo esercizio si basa sul concetto di nota in comune tra gli accordi. Partiremo infatti da una nota, ad esempio dalla nota Do, e vedremo quali sono gli accordi, le triadi maggiori e le triadi minori che contengono questa nota. Ovviamente i primi due accordi saranno la triade di Do maggiore e la triade di Do minore, che hanno entrambe la nota Do come nota fondamentale. Ma la nota Do è anche terza dell'accordo di La bemolle maggiore, infatti l'accordo di La bemolle è formato dalle note La bemolle, Do e Mi bemolle. Per mantenere però la nota Do come prima nota di tutte le disposizioni, quindi anche dell'accordo di La bemolle, dovremo suonare questo accordo in primo rivolto con le note Do, Mi bemolle e La bemolle. La nota Do è anche terza dell'accordo di La minore, formato dalle note La, Do e Mi. E anche in questo caso suoneremo l'accordo di La minore in primo rivolto, iniziando dalla nota Do. Do, Mi e La. Infine, la nota Do fa parte dell'accordo di Fa maggiore e di Fa minore. È infatti la quinta di entrambi questi accordi, che sono formati dalle note Fa, La, Do e Fa, La bemolle, Do. Per mantenere la nota Do come prima nota di questi accordi, suoneremo l'accordo di Fa maggiore e l'accordo di Fa minore in secondo rivolto, con le note Do Fa La e Do Fa La bemolle. Ricapitolando, quindi avremo queste disposizioni: Do maggiore, Do minore, La bemolle in primo rivolto, La minore in primo rivolto, Fa maggiore in secondo rivolto e Fa minore in secondo rivolto. Suoneremo tutti questi accordi con la prima nota della disposizione ripetuta all'ottava, quindi la nota Do si ripete anche nell'ottava sopra. Questo tipo di disposizione io lo definisco triade con nota ripetuta e puoi trovare diversi esercizi di approfondimento all'interno del mio corso Accompagnare al pianoforte volume 1. Vediamo quindi tutti questi accordi con la nota ripetuta all'ottava. La diteggiatura per queste disposizioni che utilizzo è 1, 2, 3, 5 per i primi due accordi Do maggiore e Do minore, 1, 2, 4, 5 per gli accordi di La bemolle e di La minore, poi ancora 1, 2, 4, 5 per Fa maggiore e 1, 2, 3, 5 per l'accordo di Fa minore. Puoi provare comunque a sperimentare diverse soluzioni di diteggiatura, quelle che risultano più comode. La stessa disposizione la applichiamo nella mano sinistra due ottave sotto, quindi iniziando da questo Do, Do maggiore, Do minore, La bemolle maggiore, La minore, Fa maggiore e Fa minore. Il primo esercizio consisterà quindi nel suonare queste disposizioni a tempo, passando a tempo da un accordo all'altro, e una volta terminato questo ciclo di sei accordi, ci sposteremo un semitono sopra e costruiremo la sequenza di accordi che inizia ad esempio dalla nota Re bemolle.
In questo caso quindi avremo re bemolle maggiore, re bemolle minore, la maggiore, si bemolle minore, fa diesis maggiore e fa diesis minore. E dovremo trasportare questo esempio in tutte le tonalità. Il secondo step consiste nel suonare queste disposizioni in forma di arpeggio, utilizzando una suddivisione ritmica in terzine ascendenti e discendenti. E applichiamo questa formula a tutti gli accordi. Esercitati prima a mani separate e poi a mani unite. Dopo aver suonato l'esercizio in modo parallelo, quindi con la stessa direzione per entrambi le mani, prova a invertire le direzioni, quindi a suonare per moto contrario, con la mano destra che procede nello stesso modo, prima ascendente e poi discendente, mentre la sinistra si muove al contrario, quindi prima discendente e poi ascendente. Organizzare lo studio e distribuire il materiale magari in un percorso giornaliero, se ancora non riesci a suonare in modo scorrevole in tutte le tonalità, ti consiglio di segmentare le tonalità e di alternarle nel corso dei giorni. Ad esempio puoi svolgere questo esercizio con le prime due tonalità Do e Re bemolle e domani procedere con la tonalità di Re e Mi bemolle e così via nel corso dei giorni. Vediamo come sviluppare ancora questo esercizio con l'ultimo esempio in cui suoneremo l'arpeggio dell'accordo distribuito su due ottave. Per fare questo avremo bisogno necessariamente di sfruttare il passaggio del pollice. Infatti, dopo aver suonato le prime tre note, ci dovremo spostare con il pollice nell'ottava successiva per completare questa ottava fino al mignolo. E faremo lo stesso per tutti gli altri accordi. Presta particolare attenzione nel passaggio del pollice, cercando di suonare in modo legato senza l'utilizzo del pedale, quindi devi perfezionare questo passaggio, che consiste non solo nel passaggio del pollice, quindi in uno spostamento del pollice sotto dove faccio anche questa rotazione con il polso, ma in realtà è anche uno spostamento rapido orizzontale della mano verso destra. In questo modo il suono risulta legato anche se abbiamo questo tipo di spostamento della mano. La stessa cosa dovrà essere applicata ovviamente alla mano sinistra, in cui avremo il passaggio del terzo dito che passa sopra il pollice nel movimento ascendente. Vediamo anche questo esempio a mani unite. Pratica costante di questo esercizio eserciterai contemporaneamente la visualizzazione degli accordi, lo studio degli arpeggi
l'indipendenza delle dita, l'agilità delle dita e una serie di aspetti nello studio della pratica del pianoforte che poi verranno applicati al contesto del repertorio. Se questo video ti è stato utile, iscriviti al mio canale e se hai delle domande o degli argomenti che ti piacerebbe venissero trattati nei prossimi video, lasciami un commento qua sotto. Se vuoi approfondire questi argomenti, ti invito ad iscriverti a Pianoforte Web Academy, la mia scuola online dove pubblico tutti i miei corsi, dove troverai video lezioni, materiale didattico in PDF e dove svolgo lezioni in diretta settimanali. Bene, per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima lezione.